Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Buon sabato a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. I matrimoni celebrati a distanza grazie al web sono nozze valide per legge in Italia. Il via libera arriva dalla Cassazione che in questi giorni ha sancito la validità del matrimonio tra una cittadina italiana e un cittadino pakistano avvenuto via internet. Lei cosa ne pensa di questa novità? Ma sei gente onesta, ben ci sta, però sono tutti delinquenti. Capitano sempre brutta gente, né? Io per me è come matrimonio tra i gay, secondo le opinioni. Se non li vedo per la strada mi va bene. È sbagliato. Beh, si dovrebbero vedere in faccia due persone quando si sposano, non possono sposarsi a distanza. Penso che sia, intanto bisogna conoscere la persona, per cui come presupposto ci deve essere assolutamente quello. E poi dipende sempre dall'individuo, dalla scelta personale che una persona fa. Non me la sentirei di dire che è una cosa che vale, però se la rendono fattibile, ognuno poi ha il diritto di scegliere per se stesso. Questa è la mia opinione poi. Lei non crede che il mondo virtuale stia sconfinando troppo nella realtà? Stia diventando troppo reale? Assolutamente sì. Non esiste più un valore, cioè fa perdere completamente il valore umano. Può essere utile sotto certi aspetti, sicuramente ha velocizzato tante cose, però sotto l'aspetto umano è veramente deleterio, soprattutto per i giovani. Esatto. Per forza, siamo nel 2000, una cosa moderna. Speriamo che si modernizzi anche l'Italia. Recenti statistiche hanno dimostrato che circa 6 milioni di italiani si rivolgono a un sito di incontri online per trovare l'anima gemella. Lei condivide questo metodo? Assolutamente no. No. A volte ci sono delle fregature però, no? Io non mi fiderei. Specialmente per i ragazzi giovani, le ragazze giovani, che ci sono sempre dei trucchi sotto. Beh, potrebbe aiutare una persona a trovare la sua anima gemella. Sì, potrebbe funzionare. Tu sei mai andato su un sito di incontri? No. Mai? No, mai. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.